è nata una collaborazione con Andrea Lupi, dell'Antonio Lupi. Ho fatto una mostra nella sua azienda qualche mese fa. Durante la mia mostra lui ha visto alcuni dei collage che io facevo e ha detto: ah, dovremmo trasformarli in oggetti. I miei collage sono stampati e stratificati su delle lastre di vetro e quindi formano delle scatole e diventano degli oggetti tridimensionali. E non abbiamo fatto altro che appunto aggiungere un layer in più, un piano in più, che è uno specchio in cui le persone entrano a far parte dell'immagine. I soggetti sono tutti soggetti di architettura. Alcune sono foto che io faccio e su cui poi lavoro e manipolo, ed altri invece sono proprio frammenti di architetture che mi hanno affascinato, però ne cambio la forma, li ripeto, taglio, aggiungo dei pezzi in cui perdono la loro origine e trovano una nuova vita autonoma, insomma. Frequentare Andrea Lupi significa entrare in un mondo molto particolare, che è appunto il mondo di Andrea Lupi, in cui lui vede cose dove gli altri non le vedono.